L'Oasi WWF di Conza della Campagna è anche un centro di monitoraggio ambientale. In queste ore si sta mettendo in atto l'inanellamento per scopo scientifico. Siamo con Rosario Balestrieri, che è un inanellatore del Ministero dell'Ambiente, che ci spiegherà tutto ciò che sta facendo. Allora, buongiorno. Sì, l'inanellamento a scopo scientifico è una diciamo, antica tecnica di monitoraggio, in quanto ci consente di censire puntualmente e in modo standardizzato gli uccelli, che sono degli ottimi bioindicatori. E attraverso le esigenze specifiche delle varie specie possiamo avere una descrizione ambientale soprattutto misurare la variazione dell'ambiente e quanto questa si ripercuote sulle forme di vita più sensibili. Per fare un esempio, Conza, che è un noto, il lago di Conza, che è un noto bacino artificiale, prima dell'allagamento non aveva gli uccelli acquatici che ci sono adesso. Quindi ci saremmo accorti della diga, anche non vedendola, semplicemente verificando la lista di specie che possiamo osservare in questo territorio. Questo è un esempio molto banale per capire quanto riconoscere le varie specie che vivono in un territorio ci può dare delle informazioni ambientali. Ovviamente attraverso le analisi del sangue, delle feci e di altri aspetti legati alla biologia degli uccelli si possono fare analisi molto più approfondite. Si riesce a capire anche il livello di inquinamento del territorio? Sì, ad esempio gli uccelli, e soprattutto quelli che hanno una dieta insettivora, biomagnificano all'interno del loro organismo tutta una serie di sostanze come i metalli pesanti, e questa cosa ci consente di verificare quanto si sono bioaccumulate, il bioaccumulo di queste sostanze tossiche, e ci può dare un'idea di diciamo, degli inquinanti che possono interagire anche con noi. Visto che abbiamo una dieta per certi aspetti simile. Ecco, il grano che mangiano i passeri è lo stesso che arriva sulle nostre tavole. Ogni quanto tempo si fa, durante l'anno si fa questa? Allora, il campo esiste dal 2010, si chiama Ali sul Lago, e si fa una volta all'anno nel periodo post-riproduttivo. Noi analizziamo fondamentalmente i giovani nella fase di involo, quando lasciano i nidi, prima di migrare altrove o disperdersi altrove. E adesso Rosario Balestrieri ci farà vedere concretamente come si fa l'inanellamento. Allora, ci hanno portato questo sacchetto dalle reti che contiene un uccello che è stato preso pochi minuti fa. Quindi noi lo estraiamo. Il sacchetto è di cotone, quindi consente all'individuo di respirare senza problemi e di non vedere quello che è intorno, quindi di non stressarsi. Questa specie è un usignolo, un uccello migratore. La maggior parte degli usignoli europei passa l'inverno in Senegal, e questo dà la misura del lungo viaggio che fa per venire in questi territori, in questo caso dell'Irpinia, per nidificare. Una volta identificata la specie e conosciuta la misura della zampa, abbiamo una tabella di riferimento che ci indica l'anello. In questo caso si sceglie l'anello L, quindi LT 79 26 1. Scegliamo la parte della pinza più idonea a stringerlo, in questo caso il secondo foro. La pinza è preforata in modo che stringere l'anello non significa stringere la zampa, e quindi l'individuo non viene fatto assolutamente male. La misura del tarso è 26 e 1, e questo è uno dei tre parametri biometrici che prendiamo. Poi abbiamo la misura della terza ermicante primaria, che è 65, dell'ala, che è 82, e alcuni parametri fisiologici che ci descrivono lo stato di salute: grasso 0, muscolo 2, quindi è una condizione fisiologica normale. In questa specie possiamo distinguere l'età, e questo individuo ha un'età che viene detta tecnicamente età 5, cioè è nato l'anno scorso ed è alla sua prima riproduzione, quindi.
Quindi età 5, sesso 0. Manca solo il peso. Pesa 19 grammi e 9. Ora procediamo con la liberazione. Abbiamo parlato di inanellamento scientifico. A questo punto Rosario ci spiega praticamente come vengono recuperati gli uccelli e che si fa appena vengono recuperati. Allora, per catturare gli uccelli si utilizzano varie tecniche di cattura. La tecnica base, quella che l'ISPRA autorizza diciamo, agli inanellatori senza ulteriori deroghe, è quella delle reti Mistnet, dette anche reti ombra, che sono quelle che abbiamo di fronte. Fondamentalmente è una rete tesa in verticale, caratterizzata da avere quattro tasche. Questa rete non viene percepita dagli uccelli, soprattutto quando sono in volo, e fa sì che questi uccelli ci urtano contro. Quando urtano la rete, cadono nella tasca che resta aperta. In questo modo, se gli uccelli si agitano o sono particolarmente grossi, riescono ad andare via abbastanza facilmente. Se invece la situazione è tranquilla, si tratta di uccelli di piccole dimensioni, restano incastrati all'interno. Quindi diciamo che la rete è abbastanza selettiva. Diciamo, con quella rete non possiamo mai prendere un'aquila o un grifone. Per prendere rapaci o altre specie, si utilizzano altre tecniche di cattura che ne sono appunto specie specifico. E niente, diciamo, che in questo momento non è stato usato. Noi non stiamo utilizzando, insomma, il progetto è orientato alla cattura dei passeriformi che si sono riprodotti presso l'area. Quindi la prima cosa, la tutela dell'ambiente e il rispetto della salute degli animali. Sì, diciamo, l'inanellamento a scopo scientifico è la tecnica di marcatura e ricattura su animali, diciamo, che meno incide sulla salute dei soggetti catturati.